Amici, stasera siamo in compagnia del presidente della società Longobardo. Buonasera. Buonasera, salve. Buonasera presidente. Allora, com'è andata questa stagione? La stagione è andata nel migliore dei modi, meglio di così non poteva andare. Abbiamo vinto il campionato con 2 giornate di anticipo, con 10 punti di vantaggio sul Sporting Pontecagnano, e poi stasera abbiamo fatto incetta di premi questa bellissima manifestazione organizzata da Dante Santoro e da Salerno in Web. Una grande soddisfazione, abbiamo visto riconosciuti i sacrifici di oltre 9 anni, 9 anni sempre disputati in terza categoria, con l'obiettivo di passare in seconda solo con la vittoria sul campo, e dopo tanto tempo siete riusciti. Infatti, come si sente essere stato super premiato stasera? È un immenso piacere, una bellissima manifestazione, vedere poi il lavoro, i sacrifici premiati anche dalle altre società. In tanti anni abbiamo stretto amicizia con società di Nocera, di Campagna, di Santomenna. È stato veramente bello. È il calcio che dovrebbe esserci anche a livelli più elevati. Purtroppo spesso il professionismo fa perdere di vista quelli che sono i veri valori dello sport. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di portarli avanti, insomma. E a lei chi si ispira? Cosa? A chi si ispira? Guardi, io diciamo sono dirigente, sono stato calciatore di questa squadra, fondatore, insieme a grandissimi amici che voglio citare: Cristian Verderame, il vicepresidente, Antonio Di Maio, il segretario, che mi hanno coadiuvato in questa avventura. Ma ispirarmi... Ma non c'è un ideale di presidente a cui uno si può ispirare. Ognuno, diciamo, svolge un ruolo come meglio crede. Io cerco di portare avanti degli ideali di sportività, di correttezza. Badiamo al risultato in campo, ma anche, diciamo, a come arrivarci. Siamo stati in lizza anche per la Coppa Disciplina. Siamo terzi in classifica Coppa Disciplina. E lottare per il campionato senza avere espulsioni, squalifiche, multe, dà un'enorme soddisfazione. Presidente, un'ultima domanda e poi la libero. La sua squadra del cuore?
La Salernitana. Grazie. Grazie. Saluto a voi. I nostri amici. Grazie ancora.